No, scende fuori. Thank you.
ricevere il commiato. Ieri è stato affidato alle braccia misericordiose di Dio tramite la Madonna e Sant'Ambrogio. Adesso è qui, come vedete, diversamente dai fedeli laici, la testa della persona morta è di qua, perché lui è stato un ministro di culto, è stato sacerdote. Per cui guardava il popolo. E adesso, anche da morto, guarda il popolo. Questa è la posizione dei sacerdoti il giorno delle buone esempio. C'è la cappa canonicale, c'è la stola rossa che lui ha regalato alla cattedrale e c'è l'Evangelario che San Paolo VI ha regalato a tutte le cattedrali alla fine del Concilio Ecumenico Vaticano II. Siamo qui sicuri che Luigi ricambia la vostra presenza con la preghiera, però anche noi non lasciamo mancare la preghiera per lui, per la città di Ferentino, anche per il dono di nuove e sante vocazioni. O intrepido martire e nostro principale protettore, gloriosissimo Sant'Ambrogio, dal sole di gloria come siete trionfante, oggi pietoso lo sguardo su di noi, che supplici ci prostriamo ai tuoi piedi. Tu vedi da quanti mali siamo oppressi nell'anima e nel corpo, muovi che avvietare il nostro misero stato. Purtroppo abbiamo peccato, ora eccoci pentiti per aver offeso l'infinita bontà di Dio. Ottienici, ti preghiamo, il perdono delle nostre colpe e la santa perseveranza del bene. Allontana da noi ogni male e liberaci da ogni avversità. O Santo nostro protettore, soccorrici in questa misera vita e guidaci all'eternità beata del cielo. Amen. E preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Signore misericordioso, che al tuo servo Luigi sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donagli, oh Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposo in pace, amen. L'eterno riposo, donna del Signore, e splende a lui la luce perpetua. Riposo in pace, amen. L'eterno riposo, donna del Signore, e splende a lui la luce perpetua. Riposo in pace, amen. Ci ritroveremo oggi alle 3:15 per l'inizio del rosario comunitario e poi alle 4:30 per la celebrazione della messa. Tutto il pomeriggio la cattedrale è aperta per il saluto di tanti che non sono potuti andare a Frosinone. E allora potete passare tutte le ore accanto a Don Luigi, come ricordava Don Nino, tante insegne, e Sant'Ambrogio non poteva che accoglierli in questo momento a casa, in questa che è stata la casa di Don Luigi per lunghi e lunghi anni, dal giorno del battesimo fino all'altro giorno, quando ha lasciato Ferentino per andare a Frosinone per l'intervento. E allora ci accompagni Sant'Ambrogio insieme a Maria Santissima per andare sempre verso Gesù. Thank you.
Quando sentite la frase defuntus ad occulopitur, si intende proprio questa posizione. Luigi è alla casa del padre. Però la Chiesa vuole che il sacerdote sia così perché anche da morto continui a parlare. Defuntus ad occulopitur, continua a parlare l'opito. E mi diceva, però Don Giuseppe non la traccia, proprio ieri mattina alle 10 mi diceva: io ho dato un messaggio a Don Giuseppe per la festa di Sant'Ambrogio, chissà se è stato letto. E io gli ho risposto: io non sono stato presente a tutte le celebrazioni, quindi non so. Don Giuseppe invece dice che non l'ha ricevuto, ecco. Però il pensiero a voi il giorno della festa c'è stato perché ha voluto mandarvi un messaggio. Evviva Sant'Ambrogio! Yeah.
Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Care sorelle, cari fratelli, cari sacerdoti, cari familiari di Don Luigi, siamo qui insieme per accompagnare questo nostro fratello con la preghiera davanti al Signore. Ringraziamo il Signore per la sua vita terrena in mezzo a noi. Ci uniamo nella preghiera per chiedere perdono al Signore per i nostri peccati e invocare la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. Ti supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Esaudisci con bontà, o Signore, le preghiere che umilmente ti rivolgiamo per l'anima del tuo servo Luigi, sacerdote, che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero, possa ora lietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio». Parola di Dio. Andiamo con gioia incontro al Signore. Andiamo con gioia incontro al Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia incontro al Signore. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andiamo con gioia incontro al Signore. Chiedete pace per Gerusalemme. Vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Andiamo con gioia incontro al Signore. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Andiamo con gioia incontro al Signore. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, quando la vita con lui rinascerà. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel giorno Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto». E, chinato il capo, spirò. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Care sorelle, cari fratelli, cara Loreto, caro Gino, cari familiari, sacerdoti e tutti voi che siete qui. Siamo insieme per accompagnare con la preghiera nella Santa Liturgia Eucaristica questo nostro caro fratello, Don Luigi. L'avevo sentito per telefono proprio ieri mattina verso le 9:30. Prima l'aveva sentito Loreta e poi anche Don Nino. Gli avevo raccontato dell'applauso a Sant'Agata durante la processione per Sant'Ambrogio, quando avevo portato i suoi saluti a tutti i partecipanti. Era contento, si sentiva in lui il legame con il nostro martire e anche con tutti voi. E poi più tardi mi ha chiamato Suor Annis, che gli avrebbe portato la comunione, per dirmi che invece era morto. Ho pensato che forse sono state tra le ultime sue parole quelle che mi aveva detto pieno di gioia per Sant'Ambrogio, alla cui memoria aveva dedicato tanto della sua vita. Da quando aveva cercato casa per casa gli incollatori per portare la sua statua in processione fino ad oggi. Così noi lo ricordiamo, forse, e anche per altro. Ma questo certo era il suo momento di fede, che si esprimeva nell'entusiasmo, no? E anche nel modo in cui sapeva parlare, anche qualche volta rimproverare chi faceva le cose non in modo giusto, ma era sempre molto appassionato. La sua vita di fede, che ha trovato nel sacerdozio la sua vocazione, la sua via,
è stata segnata dall'entusiasmo di trasmettere la testimonianza di questo nostro martire, ma anche di trovare forza nella preghiera, nei pellegrinaggi, soprattutto a Lourdes, a Fatima, altrove. E poi in una celebrazione eucaristica che fosse solenne, bella, curata. Da qui anche le sue composizioni musicali, il servizio liturgico sempre molto curato, la catechesi alle confraternite e tante altre cose che esprimevano questo suo attaccamento a Gesù. Cari fratelli e sorelle, la fede si radica e cresce nella preghiera. L'incontro con i santi ci aiuta a tornare sempre di nuovo all'essenziale, a ciò che conta nella vita. Anche dopo aver terminato l'incarico di parroco, ha continuato con discrezione e disponibilità ad aiutare dove c'era bisogno, per la celebrazione della messa. Ogni giorno celebrava nella chiesa delle Francescane, prima anche dalle Clarisse, e poi confessava. Qualche volta tirava qualcuno perché si confessassero. Sembrava che capisse che nel nostro cuore c'è bisogno del perdono di Dio, no? Che tutti abbiamo bisogno. E la confessione è ascolto, cura dell'anima, della nostra umanità, perché il perdono di Dio trasforma, rinnova, dà vita. Oggi noi preghiamo perché possa prendere parte a quel cielo nuovo e a quella terra nuova di cui abbiamo ascoltato nella lettura del libro dell'Apocalisse. Quel cielo che rappresenta la vita con il Signore dopo la morte, che si compirà definitivamente con la resurrezione dai morti. Cari fratelli e sorelle, la vita cristiana, se nutrita dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, pane di vita eterna, già da oggi, già nella nostra vita terrena, ci rende partecipi di quel popolo in mezzo al quale abita il Signore. Don Luigi, nelle ultime settimane, aspettando l'operazione che avrebbe dovuto fare, era sereno, fiducioso, anche consapevole della fragilità della vita. Stiamo a vedere come va a finire, diceva, lo ripeteva. Ma questo non era un segno di così di rassegnazione, no, era segno in fondo anche di una fiducia che lui aveva, fiducia nel Signore soprattutto, e anche nel fatto che era consapevole di essere un uomo fragile come noi. Tante volte ci dimentichiamo della fragilità della vita, l'abbiamo toccata con mano durante la pandemia soprattutto, dove il dolore, la morte si è così avvicinata a ognuno. Sì, siamo fragili, non dobbiamo mai dimenticarlo. E allora la preghiera, il pensiero quotidiano sul Vangelo, che mandava a tanti, mi hanno detto più di 300 persone, la mattina lui mandava un pensiero sul Vangelo del giorno, erano un po' il segno di un sacerdote che si nutriva della presenza di Dio, che sapeva che non l'avrebbe abbandonato. Poi la sua fiducia in Maria, il suo legame con voi, con questa realtà, con questo nostro martire, l'amore per le confraternite, per i cavalieri del Santo Sepolcro. Cari fratelli e sorelle, cari sacerdoti, o siamo uomini e donne di Dio o saremo travolti dalla paura. Questa è la verità della vita, purtroppo. Saremo travolti dalle fatiche, da un mondo complesso, difficile, difficile da capire, in cui è difficile vivere, dove sembrano prevalere tante volte la violenza, gli egoismi. Nella croce di Gesù, di cui abbiamo ascoltato nel Vangelo, si nasconde la violenza, la sofferenza del mondo che uccide
e lascia sola tanta gente. Quella croce che sta sempre davanti a noi, nelle nostre chiese, che portiamo talvolta anche su di noi, nella nostra vita, quella croce rivela la forza del male che c'è nel mondo, ma che c'è anche talvolta in noi, che vuole impossessarsi della nostra vita, del nostro cuore. Per questo abbiamo bisogno di Dio, di Gesù, della preghiera, di Maria, dei santi, che ci aiutano a vivere come hanno vissuto loro. Ma anche questa croce è il dono di un uomo figlio di Dio che non ha rinunciato ad amarci, anche nel momento del dolore. Oggi vorrebbe affidarci l'uno all'altro, come fece dalla croce affidando la madre al discepolo perché se ne prendesse cura. Oggi vorrebbe consolare tutti i suoi familiari, da Loreta, a Gino, ai nipoti, a tutti. Il Signore asciughi le vostre lacrime, il dolore di ognuno di noi. Care sorelle e cari fratelli, siamo donne e uomini fragili. Don Luigi lo sapeva, quel che Dio vorrà, ripeteva anche. Sì, Dio vuole la vita. Per questo egli ci accoglie con sé anche dopo la morte, nell'attesa della resurrezione. Ma noi viviamo con fede e amore e costruiamo un po' di paradiso anche tra i dolori e le fatiche della vita. Questo è il nostro compito. Lui lo ha fatto, lo ha cercato con tutti i limiti di ognuno. Ognuno di noi, sacerdoti o laici che siamo, siamo donne e uomini limitati con il nostro carattere, il nostro modo di essere, di parlare, di vivere. Ma se ci manca Dio nel cuore, se ci manca Gesù nel cuore, come faremo? Come faremo a vivere insieme? Come faremo ad aiutarci? Come faremo a prenderci cura gli uni degli altri? Questo Don Luigi lo sapeva, ma anche noi lo sappiamo. E allora facciamone tesoro, perché quell'immagine così bella dell'Apocalisse e poi quel Vangelo in cui Gesù affida la madre al discepolo e il discepolo dalla madre diventi la nostra vita. Io darò a colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Noi abbiamo tanta sete di amore, di attenzione. Andiamo da Gesù e Lui ci aiuterà a capire che solo se noi diamo troveremo l'acqua della vita, perché Gesù ha dato se stesso perché noi possiamo trovare in Lui l'acqua della vita e anche la felicità. Caro Don Luigi, ti affidiamo all'amore di Dio perché ti accolga nella pace del paradiso. Canteremo oggi anche uno dei tuoi canti, ne hai fatti tanti. E preghiamo perché noi possiamo essere tutti donne e uomini del cielo, anche su questa terra. Amen. Ravvivati dalla parola di Dio, nell'adesione di fede a Cristo, morto e risorto per la salvezza del mondo, preghiamo con speranza il Dio dei viventi. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Per Don Luigi, sacerdote, che nel mistero presbiteriale ha spezzato il pane della parola e dell'Eucaristia, perché possa ora partecipare in pienezza alla gioia della Gerusalemme celeste, preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Per le nostre comunità parrocchiali e cittadine, che attraverso il ministero sacerdotale di Don Luigi
hanno riconosciuto e accolto il Cristo Salvatore, perché continuino a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Per coloro che soffrono, perché abbiano la grazia di sperimentare anch'essi la vicinanza di persone pronte a condividere, soccorrere, recare conforto, preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Per la Chiesa in cammino nella storia, perché ottenga coraggio e fedeltà nel diffondere ovunque il Vangelo del Regno, confermando l'annuncio con carità sincera, preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Per la nostra Chiesa locale di Ferentino, perché in molti giovani nasca la volontà di dedicarsi al ministero ordinato, preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. O Padre, da cui scaturisce ogni vita e a cui approda chiunque cerchi verità e amore, che porti scritti i nostri nomi sul palmo della tua mano provvidente, sii generoso verso le nostre suppliche, elevate a te con fiducia filiale, per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore,
Invochiamo, Signore, la tua clemenza, questo sacrificio umilmente offerto per il tuo servo Luigi, sacerdote. Ora ottenga lui, che nella Chiesa lo ha fedelmente celebrato, il perdono e la pace per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ambrogio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Luigi, sacerdote, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo lo hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il nostro glorioso Martire Ambrogio, i Santi Giovanni e Paolo, San Paolo VI e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Ridonale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Amen. Sorelle e fratelli, ci scambiamo con lo sguardo e con il cuore il dono della pace. Che togli i peccati nel mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati nel mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati nel mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere la comunione ci saranno due sacerdoti qui al centro, uno alla cappella della Madonna del Parto e uno del Santissimo,
e quattro sacerdoti in fondo davanti alle porte laterali e due davanti alla porta centrale. Raggiungiamo il posto più vicino senza troppa confusione. Yeah.
Preghiamo. Saziati dal nutrimento del cielo, imploriamo, Signore, che per la forza di questo sacrificio il nostro caro fratello Luigi, sacerdote, fedele servitore nella tua Chiesa, possa gioire in eterno davanti al tuo volto, per Cristo nostro Signore. Forse è bene cominciare con un sia lodato Gesù Cristo. La Divina Provvidenza assai di noi più ci pensa, diceva San Leopoldo. Pensavo ieri, così ti vengono quelle cose in mente improvvisamente, no? Ma il caso non esiste. Esiste la Provvidenza. Dicevo, ma guarda un po' Luigi, quando farà il trigesimo sono 70 anni che è morto il padre, Gesù Stucci. Quindi il 19 settembre per il suo trigesimo ricorderemo anche zio Stuccio, che sono 70 anni. Forse quella morte anche così improvvisa, che zia Emilietta era andata su alla soffitta, dicevamo noi, a preparare il caffè la mattina, è scesa e zio Stuccio al letto era morto. Lui aveva 15 anni e questo lo ha segnato indubbiamente per il resto dei giorni. Allora cerchiamo di guardare a quella bara, ma non fermiamo gli occhi a quella bara, alziamo lo sguardo e guardiamo il cielo pasquale. Se Cristo è risorto, anche noi risorgeremo. Indubbiamente si nasce per morire, si muore per vivere per sempre. Noi siamo vissuti insieme, cioè non è quella cuginanza in cui uno sta a nord e l'altro sta a sud. Abitavamo tutte e tre le famiglie di zia Giovannina, zio Stuccio e papà Silvio, in via Don Giuseppe Morosini 50, attaccati al seminario. Tutte e tre le famiglie vivevamo insieme. Poi ci sono stati i vari trasferimenti, io sono andato in via Antica Acropoli, ma dopo pochi mesi è venuta pure zia Emilietta ad abitare in via Antica Acropoli, a due case nello stesso cortile delle suore Clarisse. Perché mamma era la fattora delle suore Clarisse, non potendo uscire perché erano di chiusura, mamma faceva le commissioni esterne alle Clarisse. Quindi siamo cresciuti insieme. Una volta io pensavo a casa sua, un'altra volta lui pensava a casa mia, e in certe circostanze tutti insieme, specialmente nelle grandi feste, Natale, Pasqua, in qualche altra circostanza, tutti raccolti intorno al grande tavolo di via Don Giuseppe Morosini 50, con zia Giovannina. Che cosa dire di Don Luigi? È stato detto tutto. Sono state dette le tre piste della sua vita sacerdotale: la catechesi, la liturgia, la carità. Allora vorrei che nel corso della vita che tutti noi abbiamo e non sappiamo ancora quanto duri, non pensiamo soltanto a Don Luigi Sant'Ambrosio e Sant'Ambrosio Don Luigi, perché Don Luigi era un ambrogiano e va bene, questo ve lo do per scontato, ma Don Luigi era parroco. Prima di essere parroco ha fatto la gavetta, sia Monsignor Leonetti che Monsignor Caminata l'hanno lasciato in seminario a guardare i ragazzi. Per cui lui è stato in seminario in cui era prefetto ed era insegnante di parecchie materie scolastiche. Poi il 1 gennaio 1969 è diventato parroco qui. Ma non era
un parroco entrava in una chiesa che non conosceva, perché noi siamo quelli della piazza di San Giovanni, stiviamo la giocata, seguivamo le liturgie, venivamo a messa, anche lui faceva il capo chierichetto, fino alla morte del padre però era chierichetto a San Valentino, perché il padre era sagrestano a San Valentino. Mio padre era sagrestano qua, poi i figli del sagrestano della cattedrale è andato parroco a San Valentino, il figlio del sagrestano di San Valentino è diventato parroco della cattedrale, i giochi della provvidenza. Però Don Luigi era anche l'uomo dell'allegria, forse voi l'avete conosciuto specialmente in certe circostanze in cui era severo, ma era non burlone, se stava bene insieme e se aveva una fisarmonica, Signore mio Gesù Cristo, e su e giù e per la vacca Monica l'ha sapete tutti, perché era il suo pezzo forte. Le pizze che si andava a mangiare con i pellegrini, che finivano tutte con canzoni, quindi sapeva stare. Poi l'uomo affezionato anche alla famiglia, tutti i nipoti penso che ricordano, io quando andavo o stava a fare sedia sidiola con una o sedia sidiola con gli altri, sedia sidiola, era lo zio prete che era zio di tutti i nipoti. Posso dire, per non addentrarci troppo, due telefonate, è chiaro che in questo periodo ogni giorno ci sentivamo, ogni giorno, e lui cominciava subito perché vedeva il numero e faceva Nino! E il giorno 16 io gli ho detto la frase che sta qui, Martir mirificus iacet hic Ambrosius intus. Sì, lo sace, sì, è Sant'Ambrosio. Vabbè, dai, su. Va bene, qui non mi levano ancora niente, non mi dicono niente, il drenaggio ce l'ho, ma che ne sa c'è? Dai, vedrai. Poi il giorno dopo gli ho detto, il Vescovo ha parlato di te a Sant'Agata, Sant'Agata era piena come un uovo, c'è stata una ovazione unica. Poi non lo sentivo più, facevo lui, sì, lo sto cassando lì. Però stava piangendo. Ieri mattina invece la telefonata, poi però dopo un po', che ne so, rompeva la telefonata, proprio lui diceva va bene, ci sentiamo domani, stop. Ieri non la finiva più, a un certo punto ho dovuto interrompere io. E la prima cosa che ha fatto, ma telefonata che esca. Ha fatto per certo, sì, ma delle frasi di riesco. E poi, che te la famo? Ma mi dicono che tengo da fare ancora un attacco, poi torno a casa. Ma chissà, vabbè, può succedere tutto. Ma dai, su. Poi siamo scesi a dei particolari, perché giustamente quando telefoni anche a un ammalato la domanda è come stai? Mangi? Ma questo mangiare glielo ho chiesto più volte. No, ha detto poco, quasi niente o niente, mi sa chiuso gli stomaco, ma dai mangia, non mi va. Va bene, sul tuo oggi o domani torni da Loreta, ti ha fatto da mamma e tesoro, chissà che ti prepara. Sì, allora era contento, dici sì, torno a casa. Ecco allora il Don Luigi della famiglia, il Don Luigi della parrocchia che quando vedeva qualcuno un po' diverso andava a casa a trovarlo e gli parlava di Dio e gli parlava della Madonna e poi alla fine finivano in gloria, cioè lo confessava. Manco se ne accorgeva che gli cosa stava a confessare. Piano, poi dice adesso chiedi perdono al Signore perché ti sei confessato. Quindi hai detto, ti do la soluzione. E l'ha fatto con tanti, Però era anche l'uomo della carità segreta. Non è quella carità che si mette sul pulpito,
che cosa non ha fatto per Peppe Blues. Tutti lo conoscevamo Peppe, no? Ebbene, lui lo ha seguito. Lui lo portava dentro il giardino a fargli fare qualche piccolo lavoro, proprio per fargli capire che dopo quel piccolo lavoro aveva la ricompensa. Però era una ricompensa perché aveva fatto qualcosa. Poi se lo portava in sacrestia e parlavano. Poi casomai scendeva Peppe a San Valentino e voleva la seconda offerta e altra chiacchierata. Però Don Luigi era così. Quindi ricordiamolo in questa maniera. Ricordiamolo come uomo di Dio e uomo dei fedeli. Perché? Perché davvero portava al Signore le preghiere di ognuno. Questa chiesa lui la conosce in ogni angolo. Certe volte entravo e lui stava seduto lì, a metà di quella fila, con le mani così, si è fatto che sta a contemplare l'eredità, guardava lì i finestroni, quello e quell'altro, e poi scriveva. Tutto. Ai funerali di Pasquale vi ha detto pure qualche altra cosa che ha fatto. Ecco, non secondo Luca, ma però l'ha fatto. Allora raccogliamo e vediamo che si può vivere piacendo al Signore e facendo la sua volontà. E noi vediamo il Twitter dell'altro giorno. Sant'Ambrogio, che vi dice? Usi di ascoltare, che vi dice Sant'Ambrogio? Fate quello che dice Gesù. Ecco Sant'Ambrogio. Come la Madonna ha detto a Cana. E allora davvero, se vogliamo bene a Sant'Ambrogio, suffraghiamo Don Luigi e cerchiamo di fare quello che vuole Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiera del Cavaliere e della Dama. Signore, per le tue 5 piaghe che portiamo sulle nostre insegne, noi ti preghiamo. Donaci la forza di amare tutti gli esseri viventi del mondo che il Padre tuo ha creato e più degli altri i nostri nemici. Libera la nostra mente e il nostro cuore dal peccato, dalla parzialità, dall'egoismo e dalla viltà per essere degni del tuo sacrificio. Fa scendere su di noi, cavalieri e dame del Santo Sepolcro, il tuo spirito, affinché ci renda convinti e sinceri strumenti di pace e di amore fra i nostri fratelli e particolarmente fra coloro che pensano di non credere in te. Donaci la fede per affrontare tutti i dolori della vita quotidiana e per meritare un giorno di giungere umilmente ma senza dimora al tuo cospetto. Amen. Ciao Don Luigi. Nostro fratello Luigi, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al banchetto dei santi nel cielo. Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono della vita.
Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro caro fratello Luigi, sacerdote, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. L'eterno riposo, dona al Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Ora Don Luigi viene accompagnato all'esterno della chiesa, come questa mattina lo ha accolto Sant'Ambrogio, lo accompagna all'esterno della nostra chiesa Sant'Ambrogio e la bara insieme con me, che sono diventato il suo successore, verrà portata dai ministranti della nostra cattedrale, quei ministranti che per tanti anni hanno servito all'altare e hanno imparato ad amare la liturgia con Don Luigi. Lo accompagneremo e poi lo accompagniamo fino a Collepero, dove poi si partirà per il cimitero. Come tu
Su Radio Ferentino c'è sempre un'atmosfera diversa per i vostri momenti migliori.